Italo Svevo. Pseudonimo di Aaron Hector Schmitz, nacque a Trieste, nel territorio dell'Impero Asburgico, il 19 dicembre del 1861, da padre ebreo tedesco Francesco Schmitz e madre italiana Allegra Moravia. La doppia natura sveviana, quella italiana e quella sveva, era figurata dallo pseudonimo scelto dall'autore. Svolge degli studi sia in Germania, in Baviera per l'esattezza, e a Trieste. Gli studi di tipo commerciale perché il padre ha un'azienda e vorrebbe che il figlio ci lavorasse, ma nel 1880, in seguito ad un investimento industriale sbagliato, l'azienda paterna fallisce e Svevo si trova a vivere l'esperienza della declassazione sociale, passando dalla gio borghese a una situazione di ristrettezze economiche che lo condurrà a svolgere un incarico presso la filiale triestina della Banca di Vienna, dove rimarrà per circa un ventennio. La sua passione letteraria trova sfogo nella pubblicazione di due novelle, una Lotta apparsa nell'Indipendente del 1888 e l'assassinio, il racconto L'assassino di Via del Belpoggio. A proprie spese, nel 1892, Svevo pubblica il suo primo romanzo Una vita e nel 1898 Senilità. Entrambi i romanzi raccontano le vicende di due sconfitti, di due persone mediocri, di due inetti. La voluta banalità delle loro vicende contrasta rispetto al gusto prevalente dell'epoca, dove prevalevano figure di tipo d'annunziano, ossia eroi scaltri e dall'indole combattiva. Queste due opere, così come le novelle precedenti, ebbero uno scarso successo, tanto che Italo Svevo pensò di abbandonare l'attività letteraria. Nel 1895 muore la madre, a cui lo scrittore era particolarmente legato, e l'anno dopo sposa la cugina Livia Veneziani, molto più giovane di lui, e l'anno successivo nasce la loro figlia Letizia, che vediamo in foto. A decenni di distanza dalla scrittura di Senilità e Una vita, Italo Svevo incontra James Joyce, scrittore irlandese che viveva allora a Trieste, dove insegnava appunto inglese presso la Berlitz School, il quale gli diede dei giudizi lusinghieri su due romanzi pubblicati in precedenza da Svevo, e l'incontro con la psicanalisi e con le opere di Freud, allora sconosciuto in Italia. In questa occasione provenì dal cognato di Svevo che in quegli anni aveva sostenuto una terapia a Vienna con Freud. Nel 1919 inizia il suo terzo romanzo, La coscienza di Zeno, che verrà pubblicato nel 1923. Grazie a Joyce, a cui Svevo invia il romanzo, l'opera viene tradotta in francese e conobbe una immediata fama in Francia. Sebbene in Italia l'opera di Svevo continuasse a essere ignorata e soltanto Eugenio Montale era entusiasta dell'opera di Svevo e del romanzo in particolare, tant'è che gli dedicò un ampio saggio su una rivista letteraria. Italo Svevo, già in condizioni di salute precarie, muore il 13 settembre del 28 a causa di un collasso a seguito di un incidente automobilistico nell'ospedale di Motta di Livenza. Svevo può essere considerato un precursore del romanzo moderno. Nelle sue opere vi sono elementi tipici del nuovo modo di fare letteratura, quindi l'analisi psicologica dei personaggi, grazie alla scoperta dell'inconscio e il dissolvimento delle categorie temporali e causali, l'utilizzo del discorso indiretto libero e del monologo interiore. Il suo capolavoro è la storia di un'autoanalisi di Zeno Cosini, agiato commerciante triestino, che decide di ripercorrere in un diario le tappe fondamentali della sua esistenza per ricercare le cause della propria nevrosi. Stiamo parlando appunto della coscienza di Zeno. Zeno è un uomo complesso, incarna l'inetto, cioè figura tipica della letteratura di Svevo. Sia un uomo incapace di vivere e di agire con coerenza
è forza di volontà, forza di carattere. Zeno è perennemente insoddisfatto, si sente inadeguato e fallisce in tutti i suoi progetti, da quelli professionali a quelli familiari, al matrimonio. Linetto è un personaggio chiave nella poetica di Svevo, compare per la prima volta in una vita con il protagonista Alfonso Nitti e si evolve nei successivi romanzi dove abbiamo Emilio Brentani, protagonista di Senilità, e La coscienza di Zeno che vede come protagonista Zeno Cosini. Questi tre romanzi sono incentrati sul tema dell'inettitudine. Il protagonista si sente inetto a vivere, un malato, esprime disagio esistenziale e alla fine del percorso di vita capisce che la malattia è ciò che lo distingue dai cosiddetti sani e determina il segno distintivo della sua qualità e diversità. Linetto, chi è? È colui caratterizzato da astenia, cioè colui che ha mancanza di forza di volontà, inadeguatezza, cioè si sente inferiore e incapace, è ipersensibile, ha un'eccessiva sensibilità che lo rende vulnerabile e tende all'introspezione, tendenza a analizzare continuamente i propri pensieri, quindi non agire, ed è vittima di nevrosi, quindi disturbi psicologici che lo tormentano. È quindi un antieroe, è lontano dai modelli letterari tradizionali. Non è un uomo d'azione, ma una persona riflessiva. La inettitudine che caratterizza i protagonisti di Svevo li portano a vivere una condizione di scontentezza continua e di frustrazione. E quindi Linetto esprime un personaggio moderno che rappresenta disagio e alienazione. Quindi Svevo, con la sua poetica dell'inetto, anticipa le tematiche esistenzialiste che saranno sviluppate nella letteratura successiva.